In attesa delle gare di domenica e lunedì, questo inizio di Serie A si conferma un pazzo di sempre. Al comando c'è il Torino di Vanoli e al secondo posto la bella Udinese di Roenic, che gioca domenica contro la nuova Roma di Ivan Juric. L'Empoli invece si piazza al quarto posto a pari punti con la Juventus e a meno uno dal Napoli. Incredibile davvero. Per carità, inizio stagione, ma il campionato di calcio ha sempre regalato sorprese, ma quest'anno forse più di sempre, anche perché le big sono partite tutte col freno a mano tirato. Dopo Verona-Torino finito 2-3 e Cagliari-Empoli finito 0-2, sono andati in scena altri tre anticipi validi per la quinta giornata di Serie A. Juventus-Napoli finisce 0-0, Thiago Motta e Antonio Conte decidono di non farsi male e ne esce una partita non bella, anche se giocata su ritmi alti. Dato statistico, terzo pareggio senza reti in campionato per i bianconeri, in mezzo i tre gol rifilati al PSV Eindhoven in Champions League. Altre note sul taccuino: Vlahovic fuori all'intervallo per scelta tecnica, Lukaku sostituito al 72esimo. Venezia-Genoa 2-0, Busio e Pugliano-Alo, che fallisce anche un rigore, firmano la prima vittoria stagionale di Lagunari, doppia tegola su più fondi, la sconfitta e la perdita a lungo termine per Malinowski, vittima di un grave infortunio e costretto a uscire in barella.